Siamo a Viale Mazzini, prima della conferenza stampa sul film in due puntate di Luca Manfredi, L'ultimo Papa Re, con Gigi Proietti, che qui vedete. Lancio della conferenza stampa, L'ultimo Papa Re, con la regia di Luca Manfredi. Qui vedete accanto a Gigi Proietti, vedete il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone, Lino Toffolo, i patrioti, Ninni Andreatta e i colleghi che ci passano davanti in maniera geniale. Lancio dell'ultimo Papa Re, siamo a Viale Mazzini e con noi il regista Luca Manfredi. Allora, questa avventura poderosa. Vuoi sapere come nasce questa operazione? Sì, voglio sapere un po' tutto di questo meraviglioso film in due puntate. Guarda, questo film vuole essere prima di tutto un omaggio a Luigi Magni, a cui sono legato da grande affetto, perché mio padre poi nel corso della sua carriera ha fatto diversi film con Magni ambientati nella Roma papalina e risorgimentale dell'Ottocento. E tra questi film il mio preferito è sicuramente Il nome del Papa Re, che era un film del 1977, dove lui interpretava un cardinale illuminato e progressista in forte contrasto con il reazionario Papa Nero, che all'epoca era interpretato da un grandissimo Salvo Randone. E quindi, vedendo un po' i continui conflitti interni che hanno attraversato la Chiesa in questi ultimi anni, mi sono reso conto che il contenuto di quel film non era affatto superato, ma anzi ancora attualissimo. E così ho proposto alla Rai di fare non un remake del film di Magni, ma una versione televisiva più ampia, in due puntate, quindi di durata doppia rispetto all'originale, che raccontasse sì i moti romani dell'autunno del 1867, ma che mettesse maggiormente al centro del racconto un confronto tra una chiesa reazionaria attaccata al potere e invece una chiesa più illuminata e progressista, attraverso un personaggio nuovo, oserei dire. E questo personaggio nuovo, che è il Cardinal Colombo, interpretato da uno straordinario Gigi Proietti, è, come nel film di Magni, un giudice cardinale, ma nel nostro caso è anche il capo della polizia pontificia, quindi è una sorta di prete poliziotto, chiamato ad indagare sull'attentato alla caserma degli Zuavi, che erano i mercenari del Papa. Nel corso delle sue indagini, che lui inizia con un zelo di difensore del suo Stato, poi invece piano piano viene attraversato da una profonda crisi di coscienza, perché si rende conto che i tempi stanno cambiando, che il regno di Pio IX sta volgendo al termine e che non è certo con la violenza, con la rappresaglia e le esecuzioni che si può impedire al popolo di Roma di unirsi al resto d'Italia. Luca, come è arrivato a scegliere Gigi Proietti? Beh, quando si è trattato di scegliere il miglior interprete per fargli indossare le vesti del Cardinal Colombo, mi sono reso conto che solo Gigi Proietti poteva farlo e poteva raccogliere questa ambiziosa eredità, grazie alla sua bravura, alla sua grande ironia, alla sua presenza scenica e anche alla sua proverbiale romanità. E poi l'ho affiancato con un divertentissimo e tenero Lino Toffolo nei panni di Serafino, il suo fedele perpetuo vero. Comunque, la forza di questo film sta, oltre che nella storia veramente appassionante, in un ricchissimo cast di attori, che va dal polacco Jerzy Stur, che interpreta il Papa Nero, a Sandra Ceccarelli e Domenico e Duccio Camerini, che fanno la Contessa Ricci, il suo perfido marito, e Domenico Diele, Francesco Venditti e Marco Cassini, che fanno i tre patrioti attentatori, e poi una serie di personaggi meravigliosi fatti da Renato Scarpa, Massimo Vermüller, Luigi Petrucci, Giovanni Scifoni, Giorgio Gobbi, Paolo Calabresi, e vorrei citare per ultimo Camillo Milli, che è l'unico attore che ha partecipato a entrambi i film a distanza di 35 anni. Proietti, qual è il suo interesse per il personaggio del Cardinale Colombo? Ma
sono d'accordo nel dire che insomma, l'interesse che io ho avuto nel fare questo personaggio è stato proprio la gradualità della presa di coscienza di questo personaggio. Insomma. Lui appunto è un reggente di polizia vaticana, per cui uomo severo, non si può certo dire buonista, insomma. Stavolta non si può dire. Insomma. E quindi l'interesse è stato quello, e speriamo di poter far sì che il pubblico venga accompagnato piano piano in questa graduale presa di coscienza, per motivi suoi personali, sentimentali, mentre lui indaga in questo attentato, si rende conto piano piano che si sta vivendo in un mondo ormai desueto, ormai abbandonato, ormai che non esiste già più. Non sta per succedere il cambiamento, ma intorno a quella realtà di quella chiesa è già successo, c'è stato praticamente, lo sa, se ne rende conto, e questo fa del personaggio un personaggio problematico, sfumato, oppure che richieda di essere sfumato. Speriamo di esserci riusciti a sfumare un po' dal film originale, in cui c'è una maggiore diciamo dinamica e dinamicità tra le altre cose. E c'è poi questa, ripeto, l'interesse mio è stato questo, riuscire piano piano a convincersi e a convincere, a cercare di convincere chi segue la vicenda della giustezza delle sue convinzioni, che piano piano si fanno largo nella sua coscienza praticamente. In teatro magari sì, ma in televisione, in cinema io ho a che fare con un personaggio che comincia in un modo e finisce in un altro, nel senso che ha una gradualità, un cambiamento così, perché di solito si fanno personaggi un po' tagliati con la ceppa, il prete, il carabiniere, e quindi l'interesse, diciamo, d'attore mi è nato per questo motivo, insomma, e quindi la mia atteggiamento nel... Stranamente io di solito sul set sono sempre un po' leggerone, cioè un po' scherzoso, eccetera. E questo film, anche grazie alla severità di Luca Manfredi, io sono stato concentrato, alla sera c'avevo il mal di testa. Quando sono stata chiamata sono stata molto contenta, primo perché vabbè, il film l'avevo visto, l'originale era uno dei film che io amavo, eccetera, e poi perché il regista era Luca Manfredi, quindi figlio di Nino, e mi sembrava che fosse un'operazione che richiedeva comunque coraggio personale proprio di mettersi, di confrontarsi con una cosa del genere, e in più si parla molto del rapporto padre-figlio nel film, quindi mi è sembrata una cosa emotivamente, insomma, di solito non ci sono questi presupposti. E poi c'era il Cardinal Colombo, Gigi Proietti, che da una parte mi impauriva un po' l'idea di avere così tante scene così importanti, perché il mio personaggio, insomma, ha a che fare col figlio e col padre del figlio principalmente nel film. Si divertiranno anche, e sarà uno spettacolo serio nel senso di qualità. Mi fa piacere questa cosa, perché Gigi sarà una consacrazione ulteriore, che è il bravissimo attore, adesso ti faccio solo lui poi. E sarà, spero l'ultima volta adesso, che con Luca Manfredi sia la consacrazione vera, perché io dal primo giorno che sostengo che lui è il nuovo Monicelli. Ed è bravo, vero, non è che sto facendo un complimento, è la solita subito da me, perché è parte dall'artigiano, lui è uno che lavora, che rompe l'arte, proprio perché non ho mai chiamato, evito sempre il vocabolo lavoro per me, e faccio solo mezz'ora perché io sono un cialtrone e mi sono sempre divertito, se non mi diverto non lo faccio. Posso approfittare per chiedere una cosa a Gigi, magari tu puoi non rispondermi, come cominci tu i tuoi spettacoli teatrali? Ah, no, è successa una cosa, io comincio, i miei spettacoli a teatro li comincio da anni dicendo buonasera al pubblico. Buonasera, e pregando il pubblico di rispondermi, buonasera, ma sempre questo, sempre, tutte le sere, buonasera, buonasera. Siccome il nuovo Papa, che mi è così simpatico,
ha cominciato così, io ricevo un sacco di telefonate, dicevo, che parla di copia, insomma, pure